qualche mese fa è successo tutto quell'attentato terroristico a Parigi di Charlie Hebdo. Sì, Charlie Hebdo. Visto che comunque... Chi sapeva anche che esiste, poi tutti. Esatto, e poi tutti quanti. Esatto. E volevo sapere un po', visto che comunque è una questione che ti tocca abbastanza da vicino, penso, visto le tematiche che... No, 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 nel senso ci mancherebbe. Visto le tematiche che tratti. Ah, ma guarda, la cosa, secondo me, dei guai, veramente guai, fatti a guai, questo fatto dell'ISIS, sai qual è? Che chi nulla non è manco terrorismo, cioè quelli l'hanno capito che in Occidente c'è un'emergenza psichiatrica, perché se vedi tutta questa gente sono tutta occidentali, allora è tutta quella gente che chi non è diventato famoso, chi non chiave, chi non tiene una PlayStation 4, chi non si può accattare l'iPhone 6, all'inizio sai ci provano, poi quando capiscono che non è opera, allora dice, ma allora su dirà sin dall'ISIS, ma prima o poi pure sai sia la Salernitana se ne scende. La gente comincia, ogni piccola questione, sì, allora mette tutto caldo, tengono ragione chi l'ISIS se comincia a entrare. Quando le cose diventano così, perché non è che tu dici tieni, sai, tipo la Spectre che sono organizzati, quando tu dici a tutti ribusciati, guaiù, da questo momento in poi colpite dovunque, cioè tutti questi qua, subito, immediatamente, capito? Cioè, quindi ormai è una cosa incontrollabile, quando tu inventi questo tipo di, chiamiamolo terrorismo, ma secondo me è una cosa che è sempre esistita, perché comunque la gente che se non faceva questo tipo di guai non faceva nada. E questo è bello, capito? Cioè per risolvere una cosa del genere, innanzitutto avessero chiuso tutti i social network, che poi la gente ormai si documenta, un po' a Facebook.